Seconda edizione di Sulla Via dell'Infinito, eccoci qua. Oggi cominciamo da qui, dopo esserci lasciati nel bellissimo parco di Canfaito, ci troviamo adesso in un paese, in un bellissimo paese tra le colline verdeggianti delle Marche. Sì, ma dove siamo? Beh, lo chiediamo alla mappa, no? Ah, ok. Siamo a Mogliano, che si trova a circa 20 km da Macerata. Siamo appunto a Mogliano, un delizioso borgo che sorge tra le valli dell'Etemorto e del Cremone. Il paese è da sempre legato alla produzione di olio, vista la grande quantità di uliveti presenti, ma è anche conosciuto per la lavorazione della pelletteria e dei vimini. La rocca medioevale è uno dei luoghi più suggestivi del borgo, poiché da qui è possibile ammirare un ampio panorama, ma è anche possibile ammirare l'ospedale di San Michele, costruito nel 1782, e l'Auto Palace, un complesso in stile Liberty. Questa invece è la chiesa di San Gregorio Magno, detta anche Extra Moenia, perché venne costruita al di là del fossato del castello. Nel corso degli anni ha subito non pochi cambiamenti, l'ultimo nel 700, quando venne aggiunta una imponente gradinata. E ora ci stiamo dirigendo verso il Teatro Apollo. Andiamo! Il Teatro Apollo fu costruito su volontà delle antiche famiglie nobili del paese. Il sipario fu dipinto da Mariano Bonarelli. L'inaugurazione avvenne il 26 dicembre del 1844 con l'opera Chiara di Rosenberg, prodotta da una compagnia bolognese. Ma Mogliano è anche molto fotogenica. E prima di concludere, vi invitiamo a visitare i frantoi di questo bellissimo territorio per gustare dell'ottimo olio. E allora, per questa puntata è tutto, appuntamento alla prossima. Ciao! Ciao!